Ma prima di tornare in Italia io vorrei approfittare della presenza graditissima del professor Dominique Salvatore, un economista celebre, di fama internazionale, che non ha bisogno di presentazioni, per tornare negli Stati Uniti, per avere un po' una visione del punto in cui siamo con l'amministrazione Trump e in particolare io vorrei chiedere al professore se pensa che rispetto al piano delle infrastrutture che è stato annunciato dal Presidente, che prevederebbe davvero ingenti investimenti, se ritiene che su questo la esperienza delle grandi imprese italiane può effettivamente giocare un ruolo per trasferire queste nostre competenze e know-how e quindi produrre anche una crescita da questa parte dell'oceano. Grazie moltissimo professor Salvatore e le lascio la parola. Grazie dell'invito, è un piacere essere qui in questo seminario importantissimo e per l'argomento che è veramente cruciale. Chiedo scusa in anticipo per qualche errore di lingua, vivo negli Stati Uniti da 55 anni, quindi la mia lingua di lavoro e di giornaliera è l'inglese, e poi è difficile col fuso orario mantenere il filo dell'argomento in questa sala così bella. In ogni modo esaminerò, per mettere in contesto quello che stiamo discutendo, andando un po' indietro, vedendo la crescita dopo la crisi finanziaria globale, lenta negli Stati Uniti e ancora più lenta in Europa. Dopo, per esaminare i disaccordi tra i grandi economisti americani sulle ragioni per cui la crescita è molto bassa rispetto al passato negli Stati Uniti e quali sono le politiche che prima di Trump erano state annunciate per ripristinare la crescita. Poi andiamo a Trump. In che modo ha cambiato queste politiche o intende cambiare queste politiche e l'effetto non solo sugli Stati Uniti, tornando a quello che diceva il direttore Messa, tornando all'effetto anche sulle altre nazioni, in particolar modo l'Italia, l'Europa e gli investimenti. Dopo di parlare appunto delle politiche commerciali e di investimento annunciate da Trump e l'effetto. Potrebbero queste innescare una guerra commerciale e ritornare a una crisi globale? Ebbene, se noi esaminiamo i dati velocemente, sappiamo che la crisi è venuta negli Stati Uniti, ma meno profonda che in Europa e in Giappone. Nel 2008 il PIL reale è diminuito negli Stati Uniti di 2,9%, in Europa del 4,5%, in Giappone del 5,5%. Dal 2010 al 2016 è ritornata la crescita. Ma negli Stati Uniti la media della crescita del PIL reale dal 2010 al 2016 è stata solo del 2,1% rispetto alla tendenza alla crescita attuale negli Stati Uniti negli anni precedenti del 3,5%. Quindi crescita del 2,1% è molto bassa per gli Stati Uniti. Ovviamente l'Europa sarebbe stata felicissima con questa crescita, invece l'Europa dal 2010 al 2016 è cresciuta solo in media del 0,8%. E il Giappone, che la crescita è ritornata così molto rapida nel 2010, se noi guardassimo il 2011 fino al 2016, la crescita è stata solo dello 0,6%. Perché gli Stati Uniti diciamo che la crescita è lieve? Perché la ripresa è stata la più lenta di tutte le riprese dopo tutte le recessioni dalla Seconda Guerra Mondiale. Una delle ragioni principali è perché la produttività di lavoro, dalla quale è responsabile per 70-80% della crescita del PIL reale unitario per unità di lavoro, questa produttività di lavoro ha avuto una tendenza di
diminuzione, è stata in diminuzione non solo negli Stati Uniti ma altrove, ma una delle ragioni principali. E infatti la tendenza di crescita, quello che si prevedeva prima di Trump, non era una crescita più del 2%, quindi non più rapida della ripresa, ma molto meno rapida di quella della crescita tradizionale. Venendo all'Europa, l'Europa purtroppo, se noi guardassimo dal 1980 ad oggi, vediamo che la tendenza di crescita è andata sempre, il divario rispetto agli Stati Uniti si è andato allargando e dalla crisi ancora di più, ancora di più. Se noi guardassimo, almeno superficialmente, ma in realtà è la ragione, alla crescita della produttività multifattoriale, quella è critica, sarebbe l'aumento della produzione del reddito pro capite al di sopra dell'incremento degli altri fattori di produzione. Questa è una vittoria della tecnologia, della crescita. Sarebbe a dire, se noi cresciamo di più perché la popolazione cresce, le forze lavorative, non è che ci rende più ricchi. Diventiamo più grandi economicamente, ma non più ricchi. Ebbene, quella produttività multifattoriale che per gli Stati Uniti negli ultimi 20 anni è aumentata dell'1%, in Germania 20% in 20 anni, che sembra poco ma è una cosa importantissima, in Germania è stata molto, negli ultimi 20 anni è aumentata solo del 14-15%, in Francia 12-13%, in Giappone 10%, in Italia. Cosa incredibile, meno 0,5. Come si fa a dimenticare quello che già sapevamo? Ma la ragione non è che le forze lavorative sono meno produttive, è l'organizzazione, come vedremo, l'organizzazione. Infatti, se noi guardassimo un dato importantissimo che spiega il crescente divario della crescita dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, vediamo che c'è un fattore importantissimo, c'è un indice del costo di iniziare un'attività economica. In Italia costa 10 volte più che negli Stati Uniti. Voi immaginate, si vuol creare posti di lavoro e sono stato a Treviso, all'industria trevigiana, c'era anche Renzi, mi hanno detto non sia troppo critico, davanti a 3.000 persone ho detto voi non siete cavalieri del lavoro, voi siete eroi del lavoro, perché siete tassati di più, ci sono regolamentazioni incredibili. Quando dico ai miei colleghi americani che in Italia, penso in altre nazioni europee, un'impresa deve pagare le tasse su quello che percepirà fra un anno, e se chi deve pagare fallisce, pensano che sia una barzelletta, non esiste in nessuna parte del mondo dove bisogna pagare le tasse prima di percepire i ricavi, cosa incredibile. Ecco, quindi se noi guardiamo, e poi dice vabbè, ma perché questo fattore è così importante? Perché non abbiamo tempo qui, ma c'è una correlazione positiva forte, che più basso il costo di iniziare un'attività economica, più alta è la competitività internazionale della nazione. E poi un'altra correlazione che forse farò vedere domani sera a diplomazia, è che c'è anche una forte correlazione, che più alta è la competitività internazionale di un paese, più forte è la crescita. Quindi ci avviciniamo. Adesso, se noi andassimo a vedere perché gli Stati Uniti non crescono, io sono stato parte di una sessione all'American Economic Association con grandi economisti, c'era Olivier Blanchard, il capo economista del Fondo Monetario, c'era Martin Feldstein, il capo per 30 anni del National Bureau of Economic Research, c'era Joe Stiglitz, premio Nobel di economia che parla di tutto, c'era Stanley Fischer, il vice governatore della Fed, che Yellen è la presidente, però il pensatore, l'ideatore delle politiche è Stanley Fischer, e poi John Taylor di Stanford, che aveva fatto The Taylor Rule per la politica monetaria. Ebbene, erano due campi diversi, li ho messi insieme appunto per, non si parla da solo, bisogna mettersi a paragone con gli altri che hanno opinioni diverse. Ebbene, due
aspetti della mancata crescita o della mancata rapida crescita negli Stati Uniti. C'erano da una parte the demand siders, coloro come Stiglitz e Larry Summers e Krugman, che pensano che la mancata crescita o la bassa crescita sia dovuta a una carenza di domanda. Quindi loro si aspettano una stagnazione secolare non necessariamente in un secolo, ma per i prossimi anni. E quindi che politiche loro mettono in prospettiva? Sarebbe di tassi di interesse negativi, li abbiamo portati quasi a zero, in Europa sono negativi, negli Stati Uniti erano un quarto di punto, mai nella storia americana si era arrivato a tassi di interesse così bassi, la crescita non era tornata rapida, allora questi Stiglitz, Summers e Krugman dicono che il tasso di interesse deve essere negativo, cosa incredibile, che uno prende un mutuo e invece di pagare alla banca, la banca paga a lui, diventa un problema di bolla speculativa che ci farebbe tornare a una crisi di sicuro. Dall'altra parte c'erano the supply siders, che sarebbe Taylor e Phelps che non era presente, e che dicevano invece che la crescita era bassa perché la produttività di lavoro era bassa, perché le regolamentazioni sono eccessive. Obama ha sorpassato, ha sormontato, ha scavalcato il Congresso americano per fare delle regolamentazioni fiat, così le ha annunciate e Trump dice come lui le ha fatte illegalmente, tecnicamente, io le cancellerò tutte. Adesso cosa dicono questi supply siders? Che bisognerebbe aumentare gli investimenti per le infrastrutture fisiche e sociali per aumentare la produttività di lavoro, cosa però che non è facile fare, in ogni modo gli effetti verrebbero in futuro. Numero due, eliminare le regolamentazioni eccessive che sono l'aspetto più negativo che tiene la crescita giù e quindi sono cose fattibili. Adesso vediamo a Trump, cosa ha fatto Trump? Molte cose che dice le dice in un modo sgarbato e magari non vero, però alcune cose dice mettiamo insieme carenza di domanda e mettiamo insieme di accelerare la produttività di lavoro che è critica per la crescita. E allora il suo programma di riportare gli Stati Uniti a una rapida crescita è appunto ridurre le tasse sulle persone e sulle imprese, perché un incremento delle tasse scoraggia l'attività economica. Ma in America già paghiamo tasse meno di voi, la tassa più alta, l'aliquota, sono 39%, anche se uno guadagnasse 10 milioni di dollari all'anno. E la tassa sulle imprese internazionali è la più alta al mondo. Allora Trump dice non scoraggiamo la crescita, riduciamo le imposte, l'aliquota sulle persone e riduciamo l'aliquota sulle imprese, sui loro profitti internazionali perché sono parcheggiati, sono utilizzati in una nazione come l'Irlanda la cui aliquota sui profitti è 12,5%. Se noi riduciamo questa tassa, non tutti i guadagni, i profitti sono riportati, investiti negli Stati Uniti, però non ci sarebbe così poco come adesso. Quindi la prima cosa è ridurre le tasse. Numero due, aumentare le spese per le infrastrutture, non solo fisiche. A volte torno a New York, mi sembra di essere, chi è andato in aeroporto sembra che siamo nel terzo mondo. Io sono professore a Shanghai, a Pechino, e vedo l'aeroporto che è, quindi abbiamo trascurato le infrastrutture fisiche, ma anche quelle sociali. Quindi aumentiamo le spese per le infrastrutture di $1 trilione. Un trilione sarebbe quasi metà del PIL italiano. E poi eliminare le regolamentazioni eccessive, distruttive. Dice con questo, Trump, con questo, la crescita potrebbe ritornare a 3,5-4%. Questo non succederà
perché ci sono forze che si contrappongono, sarebbe a dire se noi riduciamo le tasse, aumentiamo le spese, il deficit e il debito pubblico aumenterà, i tassi di interesse aumenteranno, questo quindi scoraggiano poi parte della crescita, le neutralizzano. Poi con i tassi di interesse così alti ci sarebbe un afflusso, un aumento dell'afflusso di capitali verso gli Stati Uniti che farebbe ancora di più apprezzare il dollaro e quindi scoraggerebbero le esportazioni. Quindi Trump è eccessivo nel senso di dire penso di poter riportare la crescita 3,5-4%, invece tenendo conto di queste forze che si contrappongono, che neutralizzano parte della crescita, noi possiamo considerare 2,3% per quest'anno e 2,8% per l'anno prossimo. Con tutto questo e le ripercussioni anche positive per l'Europa, se non teniamo conto delle politiche commerciali, l'Europa non crescerà più di 1,6% e l'Italia siamo allo 0,1%. Sapete, in America qui quello che vi dicono e che sentite sui giornali è cosa incredibile. Io sono stato un mese prima dell'elezione di Trump e alla borsa, al New York Stock Exchange, e mi hanno chiesto cosa penserà dell'elezione. E io ho detto non sono in questo settore, però non mi meraviglierei se Trump vincerà. Anche se i sondaggi davano Trump di sicuro per perdente, ma quelli non erano sondaggi. Quelli erano quello che si preferiva, sarebbe il sondaggio di sentire quello che gli altri pensano. No, quello che si preferiva. E infatti mi hanno poi richiamato il giorno dopo dell'elezione. Ho detto, io non è che posso la sfera di cristallo e non sono in quel settore, però coloro che hanno fatto queste previsioni sono gli stessi che dicono che l'indice di accettazione di Trump è bassissimo. Trump ha risposto, sì, questi sono gli stessi che hanno predetto che io avrei perso di sicuro. Quindi in ogni modo la crescita sarà molto più rapida di quella senza Trump, ma non tanto alta quanto quella che Trump indica. La parte più importante che coinvolge l'Europa è appunto la parte commerciale di investimenti. Adesso Trump dice voglio rinegoziare NAFTA, perché questo accordo è stato fatto 20 anni fa, le cose sono cambiate e abbiamo tutta la necessità di rinegoziare. E il Messico infatti era disposto. Quando Trump poi ha cominciato a parlare del muro, tra l'altro che è completamente inutile perché fanno i tunnel sotto il muro e quindi lasciamo stare il muro, va bene? Quindi adesso sono in disaccordo. Però il Messico, poi vediamo, gli Stati Uniti hanno il coltello per il manico, non è che devono utilizzare la loro forza economica contro il Messico, però quindi vogliono rinegoziare. E quando si è un po' tranquillizzato, vedete, una volta a Porta c'era Bersani e continuava ad attaccare quello che dicevo, e Bruno Vespa che diceva lasciamo che il professore risponda. La favela non mi manca, però a volte il silenzio è più forte della parola. Alla fine dico, no, vedo che l'onorevole Bersani oggi è in uno stato di alterazione. Allora, lui vorrebbe fare l'economista e io dovrei fare il politico. Avremmo brutta economia, brutta politica. Quando si tranquillizza possiamo discutere di questo. Quindi Trump rinegozierà NAFTA. Poi ha sbagliato ad annullare the Trans-Pacific Partnership, perché le 12 nazioni avrebbero fatto le regole del gioco senza la Cina. Poi se la Cina voleva partecipare avrebbe dovuto accettare le regole per cui questo accordo si era fatto. Invece lasciando questo la Cina potrebbe prendere le redini, ma gli altri 11 paesi non sono troppo interessati, perché la Cina, come vedremo, è protezionista, punto, e vedremo. Conosco la Cina bene, vado un mese all'anno dal 1986, uno potrebbe andare in Cina e pur non capire nulla, ma penso di poter capire, come vedremo. Poi Transatlantic Trade and Investment Partnership, quello è in limbo, ma Trump, da quello che si può capire, è che vuole rinegoziare bilateralmente questi trattati, perché vede che i trattati multinazionali, prima di tutto, non si è stati più capaci di farlo, va bene? E poi che sono a svantaggio degli Stati Uniti.
Poi viene la Cina. Adesso voi immaginate, e chiunque in disaccordo mi dica perché e come, nel 2016 la Cina ha esportato agli Stati Uniti 480 miliardi di beni e servizi e ne ha importati solo 130 miliardi. Quindi un deficit commerciale degli Stati Uniti rispetto alla Cina di 350 miliardi di dollari. Adesso non c'è nessuna teoria che postula che una nazione debba bilanciare il commercio internazionale in modo bilaterale, ma quando una nazione da sola è responsabile di più di 50% del deficit commerciale americano, qualcosa non quadra. E qualcosa che non quadra non è quello che dice Trump, che la Cina tiene la moneta sottovalutata per stimolare le esportazioni e scoraggiare le importazioni. Lo faceva prima, ma nel 2016 ha speso $1 trilione per evitare che la moneta cinese deprezzasse di più di quello che era già deprezzata. Dice, allora in che modo la Cina è protezionista? Ve lo dico io in che modo. La Cina vorrebbe essere considerata una nazione di mercato, ma non lo è. Quando un'impresa come General Electric compete con la Cina, non compete con l'impresa cinese, compete con il governo cinese, il quale è disposto, è capace e infatti fa, da sussidi da 20 a 40% se necessario sotto banco, illegali, però è difficile perché non è trasparente. Vedete, è come avere democrazia senza le votazioni libere. Non si può avere la democrazia senza le votazioni libere, quindi non si può avere un'economia di mercato che non è trasparente, noi non possiamo sapere gli aiuti che danno. E poi c'è l'altro fatto, la legge internazionale postula che tu Cina non puoi pretendere che io ti dia la mia tecnologia in cambio per permettermi di esportare. E le imprese però, le multinazionali lo fanno perché vogliono stare in un grande mercato e fanno cose che a loro svantaggio nel lungo andare. Ecco, quindi c'è una forte, e vedete cosa è successo? L'Europa era all'avanguardia nei pannelli solari. La Cina ha dato sussidi illegali, ha messo in disagio, in fallimento le imprese europee, è diventata. Cosa ha fatto la grande Germania? La quale sapeva benissimo che non avrebbe messo il veto su qualsiasi cosa che l'Europa avrebbe fatto in ritorsione per il protezionismo cinese. Perché vende tante macchine, cosa hanno fatto i cinesi? E io l'ho scritto prima che accadesse, perché dopo siamo tutti bravi a fare le previsioni. A giugno dello scorso anno la Cina, l'impresa cinese, ha dato un grande contratto all'impresa AIX tedesca, una leader del mondo per la robotica, si dice robotica, vero? Sapendo benissimo, io ho scritto, cosa vi faranno lo scherzo, che a settembre hanno annullato l'ordine. La borsa è crollata ed hanno acquistato una delle imprese più importanti al mondo nella robotica. Così, quindi da zero, o non da zero ma quasi, nella robotica sono diventati leader. Ecco, questo è una cosa. Quindi Trump dice noi siamo svantaggiati rispetto alla Cina e quindi, e cosa può fare la Cina? Ritorsione? Prima di tutto ritorsione se l'altro ti danneggia ingiustamente. Ma se si dimostra al World Trade Organization che la Cina prende vantaggio in queste cose, allora io ho il diritto, il dovere e il potere di fare ritorsione. E non dirmi poi io faccio ritorsione a vicenda. No, perché tu hai sbagliato, tu sei punito, permesso dalla legge. E poi dove andrebbe la Cina ad esportare 350 miliardi all'anno in più? Dove? In Europa? Dove andrebbe? In Brasile? Dove i brasiliani sono furibondi perché i cinesi vogliono solo materie prime da loro e cibo e null'altro e stanno distruggendo l'industria. Quindi Trump in molti casi, ripeto, lo dice in modo sbagliato, però vedrete che il tono cambierà e i cinesi capiscono, i cinesi accettano solo la forza. Va bene? Voi dite una cosa, una roccia
che in alta marea e sott'acqua la legge internazionale postula che non è un'isola. La Cina ha tratteggiato l'area di quello che chiama il mare cinese. Vedete, noi veniamo dal mare Nostrum del Mediterraneo, quando erano tutti i territori adiacenti al Mediterraneo, erano parte dell'impero romano, ma vanno a trivellare a 20 km da Manila e dice questo è mare cinese. Poi cosa hanno detto? La legge internazionale l'ha accusata, dice noi vogliamo solo telecomunicazioni, hanno fatto telecomunicazioni, hanno fatto piste per aerei militari, ci possono alloggiare due divisioni, 17.000 militari ogni divisione, e hanno messo razzi transcontinentali offensivi, non difensivi. Ecco, vedete a che punto ci troviamo. Quindi Trump, io sono apolitico. Come ho detto, il mio voto è andato perduto perché ho votato indipendente, perché voglio essere apolitico, io non sono nella politica, devo parlare di quello che penso sia giusto e se sbagliassi mi si dica. Quindi siamo a questi livelli. La Germania, adesso se la Germania non fosse parte dell'euro, come noi sappiamo, il marco tedesco sarebbe apprezzato almeno da simulazioni, 30-40%. Con un'elasticità di domanda delle esportazioni rispetto al prezzo, che aumenta di 40%, noi, le esportazioni tedesche diminuirebbero di 30-40%. Poi c'è le condizioni internazionali. Una nazione che ha un surplus di più del 3% rispetto al PIL ha sforato. E negli accordi è che l'aggiustamento deve essere bilaterale, sarebbe chi ha un deficit deve sforzarsi a ridurlo eccessivo e chi ha un surplus deve cooperare nel senso di spendere di più, invece non lo fa. Quindi la Germania, sapete contro chi è a vantaggio? Contro l'Europa, Sud Europa, perché loro, essendo parte dell'euro, hanno un euro sottovalutato rispetto alla moneta tedesca, se fosse ancora il marco tedesco. Quindi è l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia che sono svantaggiate, perché se avessero il loro euro sarebbe molto più il valore sarebbe molto più basso e potrebbero rilanciare la crescita. Però qui siamo vedete, io ho scritto un articolo sull'American Economic Review a maggio del 1998 sull'euro. Se dovessi riscriverlo oggi non dovrei cambiare una virgola. E Prodi, io non sono contrario a nessuno, ma Prodi si è permesso di dire che l'anno scorso al Ministero degli Affari Esteri, si è permesso di dire che l'Italia è entrata nell'euro al valore giusto. Al valore giusto. Dice, così diceva il mio modello econometrico che i suoi discepoli hanno fatto. Vedete, come se io avessi detto, io ho fatto le previsioni che oggi dovrei essere soleggiato. Non è stato soleggiato e allora è il clima che ha sbagliato, che non si è adeguato ai miei modelli. Ma stiamo scherzando. L'Italia è entrata nell'euro a un valore 30-40% sopravvalutato. Dice, ma dovevamo entrare. Sì, ma qui io insegno teoria dei giochi. Avrebbe dovuto capire che l'euro senza l'Italia non si sarebbe fatto e che avrebbero accettato, non a entrare a 1936 lire, mentre avrebbero accettato 1400. Ci siamo tirati la zappa sui piedi. Non è che non dobbiamo essere nell'euro, siamo entrati ad un valore eccessivo, ci ha danneggiato e non si è capito che gli altri avrebbero dovuto accettare. Però questa è politica economica e lasciamo stare. Quindi a questo punto Trump opererà a livello bilaterale. Non sarà eccessivo perché le parole sono facili, invece poi è una persona più equilibrata di quanto sembrerebbe, va bene? Di quanto sembrerebbe. E poi non deve utilizzare la sua forza economica e politica, ma con le trattative si riuscirà ad arrivare a un livello di commercio internazionale, a accordi che sono a beneficio di entrambe. Adesso mi dicono, ma
la perdita di posti di lavoro nel settore industriale è dovuta 70% alle nuove tecnologie, verissimo. Ma gli altri 30% sono dovuti a questo commercio internazionale che è del tutto squilibrato da benefici che le altre nazioni ottengono, che non sono giustificabili in nessun modo equo e legale. Va bene? E quindi Trump tratterà. E si tratterà, perché, come ripeto, a chi esporterebbe la Cina 350 miliardi di dollari in più ogni anno? All'Europa? Distruggendo posti in Europa? L'Europa non accetterebbe. La vecchia Europa è ancora in un certo modo più scaltra degli Stati Uniti, va bene? E quindi dovranno accettare un riequilibrio del commercio internazionale, per il quale gli Stati Uniti non saranno svantaggiati così fortemente. Va bene, quindi mi fermo qui per dire che gli investimenti ci saranno per infrastrutture fisiche e per infrastrutture sociali, e ci sono tutte le politiche che stimoleranno la crescita. Solo che Trump eccede nel pensare di quanto possa accadere, che la crescita possa tornare a 3,5-4%, perché i suoi esperti non hanno tenuto conto del fatto che quando si spende di più, quando si riduce le tasse, il debito pubblico aumenta, anche se la crescita poi ne elimina parte di questo, il debito pubblico aumenta, i tassi di interesse aumentano, quindi scoraggiano parte della crescita, ci sarebbero, con tassi di interesse che aumentano, il dollaro apprezzerà, ci saranno afflussi di capitali, il dollaro apprezzerà e le esportazioni americane saranno in ogni modo un po' scoraggiate. Ecco, quindi noi pensiamo che la crescita sia del 2,3, 2,5, 2,8 nei prossimi anni, invece di quello che dice Trump, però già da 2% a 2,5, 2,8 siamo in una situazione positiva. Si spera, e poi si vedrà l'anno prossimo se si ha torto o ragione di quello che diciamo. Grazie mille per l'ascolto. Grazie al professor Salvatore per la lezione che ci ha regalato. Peraltro io mi prenoto sin d'ora per l'anno prossimo, per verificare i numeri, non nella logica appunto di verifica delle previsioni, ma per vedere come comunque sarà evoluta l'economia americana e quella nostra, posto che appunto sul versante europeo sono numerosi gli appuntamenti che ci aspettano e che incideranno non poco anche sugli equilibri commerciali ed economici in genere. Nel ringraziarlo ancora, mi fa piacere segnalare che fra l'altro questo Salvatore è il presidente dell'advisory board di ISES, e anche da socio sono molto contento di questa opportunità importante.